E ragazzi, ecco qua la nostra carta con 10 euro disponibili, assolutamente easy. Benissimo, molto bene ragazzi, e abbiamo ottenuto i nostri big money. Ciao a tutti, sono Octi di Pura Fibra Italiana e in questo video vi spiegherò come ottenere V-Bucks assolutamente in maniera gratuita. No, non è un fake, non è un glitch, non sono cose di questo genere, non è un contest, non è semplicemente ottenere V-Bucks gratis, chiunque, tutti voi. Sicuramente alcuni di voi saranno scettici, ma proprio per questo vi invito a vedere il video fino alla fine per scoprire. Non è uno di quei video dove io spiego che non esistono modi per fare V-Bucks. Vi farò vedere come ottenere V-Bucks veramente, non con glitch finti o strani o robe assurde come certi programmatori mondiali, e voi sapete di chi sto parlando. Ma partiamo un po' anche da quello che è successo ultimamente su Fortnite. Allora, la nuova sfera gigante che c'è sopra Picco Polare. Allora, ragazzi, io ormai mi sto rompendo, perché prima c'era un cubo, adesso c'è una sfera. Quale sarà il prossimo oggetto? La piramide? Il cono? Che quale sarà la prossima figura geometrica che andrà in giro per la mappa senza combinare nulla, con un sacco di youtuber che ci faranno un sacco di video clickbait e poi non faranno assolutamente nulla? Queste sfere, queste piramidi, questi cubi? Si sa sicuramente che distruggerà l'edificio a pinnacoli, questo è poco ma sicuro. Si sa che questi operai ci metteranno altre mesi e mesi e mesi di season, di robe, per ricostruirlo, e poi verrà distrutto di nuovo, questo si sa. Boh, e poi stranamente il deblock di questa settimana è qualcosa di fighissimo, nel senso che è un enorme drago bellissimo. Ieri mi sono buttato con i miei amici tipo tre volte lì, abbiamo fatto tre vittorie di fila e non sto scherzando. Cioè è un posto che appunto odiano tutti, nel senso che pochi ci si buttano, ed è un bel posto secondo me. Inoltre nello shop di oggi c'è questa skin qua, Verge, che per 800 V-Bucks non è una skin niente male, assolutamente niente male. Ma ora andiamo a quello che tutti voi volevate sentire, il metodo per ottenere i V-Bucks. Allora, per ottenere questi V-Bucks l'occorrente è un telefono, una connessione internet e un documento d'identità, che può essere la patente per chi ce l'ha, la carta d'identità, e quella ce l'hanno tutti, o la tessera sanitaria, anche quella dovreste averla. Quindi in ogni caso, praticamente, telefono, connessione, documenti. Cioè, più easy di così. Easy. Ora seguite bene il video fino alla fine che vi spiego bene tutti i passaggi. Però ragazzi, vi chiedo un favore favore: se fate tutti i passaggi, se ottenete i V-Bucks, vi chiedo semplicemente il favore di supportarmi come un creatore, di iscrivervi a questo canale con la campanella. E se l'avete fatto, scrivetelo anche nei commenti: sì, ti supporto come un creatore e mi sono iscritto con la campanella. Ci tengo molto, perché veramente il metodo funziona, lo vedrete, lo proverete con i vostri stessi occhi e direte: cavolo, funziona. E se funziona, cavolo, voglio che scriviate: mi sono iscritto e ho attivato la campanella e ti supporto come un creatore, perché cavolo, il tuo metodo ha funzionato e finalmente posso shopparmi o il prossimo pass o qualche skin e robe del genere. Allora, ora ci sposteremo con le riprese dal telefono, perché vi faccio vedere, serve appunto un telefono. Allora, ragazzi, mi tocca anche riregistrare tutto, perché stavo registrando ma non ho registrato col mio telefono, e quindi in pratica devo rifare tutto. Bene, bene. Per ottenere i soldi dovete semplicemente andare nel Play Store e scaricare l'applicazione Yap. Non è una di quelle applicazioni dove tipo devi scaricare app e guadagnare soldi, no. Voi fate questi passaggi per i prossimi 5-10 minuti, poi avete finito e avete subito i soldi da shoppare. Allora, purtroppo io, come vi stavo dicendo prima, ho già fatto tutto e quindi lui mi dice ci siamo quasi, continua a dirmi ci siamo quasi, accidenti. Mi sa tanto che... Cavolo, ragazzi, non ci sono tutti i passaggi precedenti a questo. In realtà voi non c'è nulla di difficile che dobbiate fare, è semplicemente una registrazione su questa applicazione. Fate tutte le cose che vi suggeriscono di fare qui dentro, cioè non dovreste metterci nulla, e vi chiederanno un documento. Il documento migliore che possiate usare è la carta d'identità. Poi lì vi daranno anche altre opzioni. Ragazzi, scusate, veramente ho registrato ma il mio telefono non stava registrando, e quindi tipo
non c'era nulla da far vedere. E non ho un altro telefono per far vedere, perché ho provato ad andare indietro, ma ogni volta che tipo vado indietro, poi mi riporta subito a questo punto. Accidenti. Ecco, qua mi è appena anche arrivata la mail, tra l'altro, cioè il messaggio che hanno approvato i miei documenti. Quindi, ok, siamo tutto, cioè, tutto procede per il meglio. Ragazzi, mi dispiace veramente, non ho potuto registrare, cioè, non ha registrato, semplicemente non avevo fatto partire. Boh. Continuiamo, allora. Che lavoro fai? Boh, qua possiamo mettere anche studente, a dire il vero. Qua mettete studente. Continua. Reddito dai 0 ai 100.000. I miei soldi me li danno i miei genitori. Allora, sei una persona politicamente esposta o lo è un tuo familiare? No. Autorizza la privacy, ma sì, qua fate proprio sì. Impostare il numero di 6 cifre per accedere e pagare con Yap. Allora, evita cose 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2. Qua loro fanno i furbi, ti dicono evita cose semplici, quando in realtà il coso più semplice è 1, 3, 5, 2, 4, 6. Fate questo e siete a posto. Vi chiedono di reinserirlo, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Cioè, prima i dispari, poi pari. Ok, e qua vi fanno impostare una domanda di sicurezza, tipo... qual è il cognome di tua nonna da nubile? Qua, che ne so, mettiamo... Ma mettiamo Escobar, che ne so. Chi se ne frega, è tanto per, cioè, una domanda. La tua app è pronta, visualizza contratto. Una volta che siete arrivati a questo punto dovrete semplicemente scorrere. Vi spiegano un po' come funziona la carta, come funziona tutto, eccetera. Sapete, no, le solite cose inutili dove potrebbero scrivere che dovete baciare un cammello e voi accettate lo stesso perché tanto non avete altrimenti. Ok, ho preso visione, molto bene. Qua di nuovo rispondi alla domanda che ti servirà per recuperare la password. Di nuovo, anche io l'ho dovuto fare, non so, perché comunque mia nonna, che di cognome faceva Escobar, chiaramente. Domanda di sicurezza impostata, home. E ragazzi, ecco qua, la nostra carta con 10 euro disponibili. Assolutamente easy. Qua vedete tutti i numeri della carta, anzi in realtà qua non li vedete. Questo perché? Perché dovete chiudere l'applicazione e rientrare. Anche a me era accaduto questo bug. Io non ho nulla da nascondervi, quindi adesso vedrete proprio in diretta come shoppiamo, appunto. Abilità impronta digitale, io faccio nulla, mettiamo il codice 135246. Pam pam. No, non voglio invitare gli amici. Ed ecco qua tutto il numero della carta e tutti i dati, insomma, con 10 euro di saldo inseriti dentro. Quindi adesso noi andiamo nel menu qua, tendina di Epic Games, cioè andiamo nel negozio più che altro, clicchiamo su 9,99€, acquista, e qua quando vi chiedono con cosa volete pagare, chiaramente voi fate modifica dal normale tipo di pagamento e dovete schiacciare su carta di credito. E qua dovete semplicemente reinserire i dati. Il numero di scadenza è quello che trovate qua in alto, quindi 10 e 23. Il CV è 802 e il numero della carta è 5330 0479 8281 5848. Ok, rendi questo pagamento singolo, fate questa opzione così non vi salva questa carta, che tanto la butterete via e non ve ne fregherà niente. Checkout senza salvataggio, effettua l'ordine e bam bara bam bam pam. Benissimo, molto bene ragazzi, e abbiamo ottenuto i nostri big money. Detto ciò, ok, avete visto che è tutto valido, che è tutto funzionante. Vedete i miei V-Bucks che sono aumentati. Potete farlo più volte, cioè se chiedete un documento di ogni familiare, fate registrare ogni familiare, poi usate quei soldi lì completamente gratis su Fortnite senza problemi. È un metodo funzionantissimo, e anch'io ero scettico all'inizio, poi l'ho provato e infatti funziona. Infatti mi sono già fatto 2000 V-Bucks. Beh, stasera lo farò fare a mio padre, così mi ottengo altri 1000 V-Bucks. Però vi ricordo di iscrivervi con la campanella, di supportarmi come un creatore e iscrivermi se avete fatto queste cose. Io vi chiedo semplicemente questo in cambio di 1000 V-Bucks, completamente gratis per tutti. Quindi, cioè, potete farlo subito senza problemi. Buona fortuna, divertitevi e spendete bene questi V-Bucks. Non spendeteli tutti subito.
Ah, un'ultima cosa che devo dire è: una volta che avete finito, avete speso i V-Bucks, eccetera, potete disinstallare l'applicazione, non guardarla mai più e fregarvene altamente. Non cambia nulla.